Ce l'hai fatta. Siamo una squadra. Io sono più forte. Io più intelligente. Io più bello. Mundus è dietro quella porta. Non facciamolo aspettare. Comunque io ce l'ho più grosso. Che succede? Sanno che stiamo arrivando. Proprio come aveva previsto Kat. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Avvia i generatori di backup nel limbo per sovraccaricare il sistema, così posso fare un NITM sugli algoritmi di cifratura. Ah, ecco. Ma, puoi ripetere la prima parte? Allora, devi avviare i generatori. Sono quattro. Sì, è giusto. Uno in ogni tunnel. Mettiamoci al lavoro. Un generatore è attivo. Bene, riavvio questo server. Ora allinea i condotti di alimentazione con il server corrispondente. Thank you.
sono due attivi, Virgil. Bene, riavvio. Devo allinearlo? Sì, puoi. O puoi attivare gli altri generatori. Decidi tu. Un altro è fatto. Problemi? No. Li allineerò dopo. Thank you.
Tutto fatto. Fantastico. Ci siamo. Ok, ascolta. Per far scoppiare questa bestia, devi allineare i quattro condotti con il server corrispondente. Hai capito? Allinearli tutti e quattro, capito? Dove hai imparato a fare queste cose? Cosa? Questa roba informatica. Da solo, da bambino. Credo che mi desse... Controllo. Non ne abbiamo mai avuto, vero? Ho sempre sentito qualcosa mi veniva nascosto. Anch'io. È come qualcosa che ti brucia dentro. Esattamente. E io sapevo che rimuovendo gli strati di palle, la verità sarebbe venuta a galla. Ho dedicato quell'energia alla pirateria informatica. E tu? Come trovavi Solieri? Uccidendo demoni e facendo sesso. Ma anche quella roba informatica non è male. Mancano due. Altro. Ok, possiamo procedere. Sai cosa fare? Tu lo attiri fuori. Io chiudo la porta infernale con Yamato. Poi lo uccidiamo. Idee su come attirarlo fuori? Abbiamo ucciso suo figlio. Scatena la sua rabbia. Ho capito. Ma non cercare di ucciderlo. È immortale finché non chiudo la porta infernale. Va bene. Questo è tutto, Dante. Dobbiamo affidarci l'uno all'altro completamente, senza esitare. Siamo fratelli. Dopotutto.